devo stare 2 mesi, poi non lo so se devo rimanere. Io sono in mezzo alla strada, sono andate i carabinieri qua a lungomare a dire il fatto che ho subito la procedura esecutiva, ho alzato la voce col carabiniere, ma uno dei frati dalla chiesa sta andando e vado qua, siamo tutti frati maschi, non può stare lei, deve andare in albergo. Ma io non è possibile, io sclero, no, io li faccio, guarda, io non sto mantenendo la calma perché voglio che devo arrivare alla frutta, alla frutta. Va bene. Cioè io non lo so, dimmi. Ora tu dove stai? Di Sant'Antonio. E dove in macchina. Dove non c'è posto. No, ma io devo fare qualcosa, Anna, devo fare qualcosa perché io sto sclerando. Sto sclerando! Io devo ricominciare da capo! Basta! Io non ce la faccio, Anna, io non ce la faccio così. Io non ce la faccio, non posso io continuare in questa maniera. Io ho visto i lavori che ho preso nelle mani, non serve a niente che li ho presi. Tanto male che mi sto a casa, me ne torno a casa di mio padre e buonanotte ai suonatori, perché così non posso mai risalire. Perché sono 4 giorni che giro come una trottola qua, a piedi! E tu che vuoi fare? Io ho qui in macchina davanti alla sabbia, sta andando che mi protegge. Che devo dire? Non posso, io rimango qua, non me ne sono davanti alla statua di Sant'Antonio, sto... Forse 2 chilometri a piedi fuori Bari, andare a vedere in un B&B se mi facevano un prezzo per un mese che potevo stare lì. Ecco, i carabinieri, la polizia locale sta venendo. Vedi? La polizia locale. E ti spiegagli la tua situazione con calma. Eh sì. Mamma, sei tu al telefono? Sei tu al telefono? Aspetta. Scusate, buonasera. Sentite, io sono in difficoltà, nel senso che ho chiamato qualche B&B per andare a dormire, ma sono tutti occupati, non c'è posto. Come io ho subito una procedura esecutiva da parte del Tribunale di Sassi, mi hanno tolto tutto, anche le carni mi hanno tolto. Sono venuta qui per trovare lavoro. Sono qui da 4 giorni, ho dormito 2 sere a casa di un amico, ieri sera ho dormito a questo B&B, ho pagato 20 euro per cercare di ottimizzare quel poco di denaro che mio padre oltretutto mi ha dato per riuscire a venire qua. Ma non, cioè, sono andata qui per chiedere alloggio, prima i carabinieri mi hanno mandato gli altri carabinieri, poi gli altri carabinieri mi hanno mandato qui a Sant'Antonio che ci sono i frati. I frati quasi quasi mi hanno sbattuto fuori perché dicono che sono uomini e non si può dormire. Cioè, non lo so, ditemelo voi che siete donne, come si fa? Io devo dormire in macchina stanotte. Cioè io gli spezzo il collo a chi mi ha tolto tutto. Scusi, non sono con lei. Perché, sì. Perché io avevo un debito che era un terzo di quello che ci sono presi. Non è giusto. Ha ragione. Non è giusto. Io non posso risalire più per il lavoro perché non ho più soldi. Vabbè, stia tranquilla, adesso dobbiamo trovare una soluzione, ascolti. Faccio pensare un attimo. Devo spostare io a quello che mi ha tolto tutto, io l'ho morto! Mi tocca la vita prossima, da 50 anni! Ma 50 anni! Senta, signora, qui a chiamare il tuo padre, sta al telefono, c'è una mia... Anna! Sì. C'è un avvocato amica mia. Pronto, signora? Sì, siamo una pattuglia della polizia locale di Bari, la sua